Una delle cose più importanti è saper fare il famoso copia e incolla. Entrambe queste cose sono assolutamente banali, nel senso che basta premere il tasto CTRL più C per copiare e il tasto CTRL più V per incollare, o in alternativa premere il tasto destro del mouse e nella finestrella che si apre cliccare su copia e verrà copiato tutto ciò che è stato selezionato. Ma la selezione non è affatto banale, come si potrebbe credere. Adesso, in un documento Word, ma funziona su qualunque tipo di documento, vediamo come si adoperano le funzioni di selezione. Se abbiamo poche cose contigue da selezionare, o al contrario vogliamo selezionare tutto, conviene adoperare la tastiera, puntando all'inizio di ciò che vogliamo selezionare e tenendo premuto il tasto maiuscolo, spostandoci coi dadi freccia. Selezioniamo tutto quello dove passiamo, con i tasti a destra quasi sempre, ma anche a sinistra, in alto, in basso, da tutte le parti, insomma. È necessario però copiarlo subito, perché spostandoci senza premere maiuscolo la selezione verrà annullata. Invece, se vogliamo selezionare tutto, usiamo la sequenza CTRL più A. Altrimenti, generalmente, per evidenziare si adopera il mouse. Si clicca col tasto sinistro del mouse all'inizio di quello che si vuole evidenziare, si tiene premuto e ci si sposta col mouse selezionando tutto quello dove ci si sposta. Quindi rilasciamo il tasto sinistro del mouse e infine copiamo. Se invece vogliamo selezionare un blocco più o meno lungo, clicchiamo all'inizio del blocco, poi tenendo il maiuscolo premuto, clicchiamo su fine blocco. Tutto quello che si trova tra i due punti verrà selezionato. Se la nostra intenzione, infine, è quella di fare delle selezioni alternate, cioè un po' sì, un po' no, basterà tenere tenuto il tasto CTRL, CTRL, sempre, cioè non lasciarlo finché non si è selezionato tutto quello che vogliamo.